Questo video comincia così. Innocent mi ha contattato per fare una campagna per il rebrand delle loro nuove bottiglie e quindi vi voglio portare con me in studio su come lo realizzerò. Dobbiamo fare qualcosa per i social. Hanno cambiato le bottiglie da così a così, quindi dobbiamo enfatizzare tutto quanto. Il brief è pronto e ci vediamo su. I video sono tre per queste tre bottiglie qui. Una verde, una gialla e una rossa. L'idea è ben precisa, la parte più complessa ora sarà creare i set. Ora sistemo qua lo studio, preparo i set, taglio i colori, ci serve un giallo, un verde e un rosato, che poi coloreremo un po' in post. Ci vediamo tra poco. È sempre incredibile quanto lo studio sia un casino in questo periodo, però facciamo così. Ok, ora è decisamente messo meglio. Devo preparare i fondali e la luce. Userò lei come luce principale e l'altra come luce di contro, ma il setup è molto easy. La cosa importante sarà creare una scenografia adeguata per far risaltare i loro colori, che in questa inquadratura sono completamente diversi dalla realtà. Ok, ho montato il set, eccolo qui. In realtà ora i problemi principali sono altri, cioè alcuni movimenti di macchina nonché tagli. Ultimo problema principale è la rotazione di tutto quanto, queste bottiglie che devono girare su se stesse e cambiare aspetto. Il problema principale di questa roba qui è che devo mettere tre bottiglie in un solo video verticale e detto sinceramente non so come fare. Sto facendo delle pensate, dei test per capire se può funzionare quello che ho in mente. Allora, c'è un problema. Come faccio a girare la bottiglia? La mia idea è questa, lo sfondo è giallo, quindi ho preparato uno sfondo giallo che sarà fondamentalmente tutto ciò che è sfondo totale del video. Dopodiché ho tagliato un pezzettino più piccolo, questo appunto, per creare con una base plate Arca Swift e un trapano una base girevole che possa fondamentalmente girare ma di colore giallo. E quindi poi in post non solo è più facile da scontornare, ma quei punti in cui la maschera non è perfetta perché magari non riesco ad andare a eliminare tutto, il giallo è lo stesso identico dello sfondo e quindi si riesce a matchare un po' più facilmente. Potrei usare il green screen, vero, ma detto sinceramente non mi fido. E poi una bottiglia verde, quindi dovrei avere anche un blue screen e al momento non ce l'ho in casa e devo riuscire a trovare una soluzione nel minor tempo possibile, quindi questa mi sembra quella migliore. Ora, il problema è questo, devo trovare una punta non solo che entri qui dentro, ma che allo stesso tempo entri qui dentro. E per ora non ho una soluzione se non quella di andare da un ferramenta e chiedere se hanno una punta che passa qui. Ci penso un attimo e provo a trovare una soluzione. Ok, rieccomi con forza una soluzione. Abbiamo costruito questa roba qua. Ora, non è perfetta, ma il tizio mi ha dato dei dadi in modo che in teoria sta fermo. Provo a installare tutto quanto su questo sistema e vedere se gira senza fare un casino. Funziona. Il problema è mettere questo in piano, ma l'idea ce l'ho, ed è questa pinza qua, che in teoria messa... Questa vite è come l'ho incastrata. Oh. Ecco qua il setupino. Ecco come si vede in macchina. Proviamo a girare e vedere cosa viene fuori veramente. Ok, la prima clip è girata. Ora tolgo questo, tolgo il succo, faccio una clip solo sfondo e poi metto tutto. Ragazzi, le possibilità di riuscita di questa cosa sono del mai 0%. Non ho mai fatto sta cosa qui. Vediamo. Comunque, sto filmando tutto con la 7S in all intra con il 90mm macro 2.8, la lente più nitida che ho per fare questo tipo di cose. Quindi vediamo. Ragazzi, funziona. Il problema è che deve girare dritto, perché altrimenti la maschera ovviamente va a finire sulla bottiglia. Però ha una buona base di partenza, secondo me. Devo solo perfezionare il tutto, ma funziona. Ok, in uno dei meandri delle cose che tengo da parte ho trovato questa piastra della Smorrig che ha effettivamente migliorato abbastanza. Non ancora totalmente, ma
siamo sulla buona strada. Ora lo rivesto, perché secondo me è la soluzione migliore per fare e correggere i micro difetti, e poi sistemo questa luce qui, perché l'effetto che crea è proprio brutto. Servirebbe una strip, purtroppo non ce l'ho. Forse è meglio mettere la barra LED direttamente di qui, in modo che faccia la striscia. Oppure capisco un attimo quale potrebbe essere la soluzione migliore. Forse un pezzo di polistirolo e basta. Potrebbe. E dietro ci faccio con questa qua uno spottino che faccia un po' più l'effetto vignetta, che secondo me manca. Però l'illuminazione è l'ultimo problema. Ora l'importante è riuscire a fare questa maschera perfetta. Beh ragazzi, ha ancora un po' di incertezze, ma direi che abbiamo raggiunto veramente un ottimo risultato. Ho fatto una maschera con pochi punti, quindi si può andare sempre a sistemare, ma è davvero davvero ottimo. Bene, 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 bene. Ragazzi, buongiorno. Day 2, come vedete ho cambiato superficie. Ho ricreato fondamentalmente il piatto girevole, ma ho fatto questo tappeto giallo, che secondo me è la soluzione migliore, perché ho visto che alla fine devo solamente mascherare comunque, quindi conviene farlo così, anche perché questo è in primis più stabile, in secondo luogo so dove è precisamente il centro e posso fare molti più test. Quindi direi che la soluzione è ottimale, soprattutto se siamo arrivati a quello che volevo. Ora l'unica roba, si tratta di illuminare bene la bottiglia e poi possiamo cominciare a fare i primi shoot. Tanto è solamente la bottiglia che gira, nulla di trascendentale, ma devo preparare l'acqua da spruzzare sopra, perché ovviamente voglio metterci un po' di goccioline che danno quel senso di fresh. Ma vi farò vedere come farò, perché ho una tecnica anche lì. Ok ragazzi, il setup è pronto. Per fare le goccioline utilizzerò questa cosa qua, che è glicerina liquida, perché fondamentalmente unito con l'acqua mi permette di avere delle gocce che stanno ferme, che non bagnano troppo. Fanno l'effetto gocce, ma sono un pochino più dense e quindi si immobilizzano e non scivolano troppo. Quindi adesso ho questo spruzzino, farò un mix acqua-glicerina e vedrò di trovare una soluzione che più o meno mi accontenti. Comunque è quello che ho letto su internet, è la prima volta che lo faccio, quindi vediamo quanto schifo farà questa cosa. Vabbè, tanto l'uso è fondamentalmente infinito, credo. Vediamo un po'. Perfetto. Non so se si vedrà mai, ma rimangono le goccioline e stanno immobili, non scivolano. Quindi abbiamo ottenuto quello che volevamo. Ottimo. Ok, ora prendiamo le bottiglie e le prepariamo. Molto figa questa cosa. Molto molto figa. Nice. Ok ragazzi, ci siamo. È tutto pronto. Ho preparato effettivamente tutto adesso, i pannelli riflettenti eccetera. Qui dietro c'è la TV dove riesco a vedere il risultato. Ora spruzzo l'acqua e poi giro la prima clip. È venuto molto bene. Sono molto contento. Per quanto riguarda la parte di luce, è gestita così. Come vedete ci sono tre pannelli di polistirolo che fanno i vari riflessi, che creano fondamentalmente queste. Non è perfetto, ci sarebbero da fare delle modifiche, cioè avere delle strip più lunghe che vadano fin qua, ma mi sembra un'ottima soluzione considerando quello che abbiamo. Boh, secondo me ci siamo. Ciao ragazzi, la mia idea sta funzionando. Là dietro, come vedete, c'è appunto il video che gira. La cosa che ho pensato è adesso di fargli fare ancora un giro completo e poi all'ultimo, quando arriva con l'etichetta davanti, stacco la spina della piastra, così in teoria si dovrebbe bloccare esattamente dritto e io poi ho l'immagine stoppata, perché ho paura che rallentandolo, anche se a 50 fps, comunque causerebbe problemi. Quindi finisce questo giro qua, stacco la spina, lui si ferma dritto, speriamo. E così almeno quando poi gira veloce ho l'immagine di lui che gira e poi si ferma perfettamente dritto. Ci dobbiamo riuscire, forza. Guardate ancora un po'. Ah, ci sto. Ok, la cosa da fare adesso è una: bisogna togliere, in realtà non troppa roba. In realtà potrei fare così: togliere questo, tolgo la bottiglia e poi tolgo questo. Così ho lo sfondo full giallo e ho fatto. Sei venuto ragazzi, mi metto a piangere.
perché ne devo fare altri due. Ok ragazzi, vi ho risparmiato le ore di montaggio perché ho cominciato a montare praticamente alle 3 e ho finito adesso che sono alle 5. Però è venuto, adesso abbiamo mandato in approvazione al cliente il primo, se gli piace facciamo tutti gli altri di oggi, tanto ho fatto un'ora e tutto molto più facile. Nel mentre aspetto la risposta, mi porto avanti nel tagliare gli altri fondali che comunque mi servono. Ragazzi, eccoci tornati, sono passati un po' di giorni, in realtà il video che avete visto è stato approvato, ma la richiesta è stata quella di farlo su sfondo bianco, quindi come vedete qui dietro la versione tutta su sfondo bianco. Setup molto più semplice, due pezzi di polistirolo, luce di contro qui e il softbox da sopra che crea tutta quanta l'ambientazione. E adesso basta, si tratta solamente di applicare le gocce e andare spedite a filmare rotazioni, poi il montaggio lo si farà fra un attimo. Qui c'è la miscela acqua e glicerina che avete visto, funziona alla grande, le gocce rimangono per l'eternità, penso, non si spostano mai da lì. E quindi niente, mettiamoci il rack e partiamo con la prima parte dei contenuti. Ed eccoci qui in studio ragazzi, nella parte di montaggio. In realtà è super semplice riuscire a costruire questa sequenza, in primis perché abbiamo strutturato tutto quanto già prima e in secondo luogo perché effettivamente non c'è un grande effetto se non questa velocizzazione della rotazione. Come ho lavorato su Final Cut? Allora, innanzitutto sequenza 1080x1920 per fare il formato stories verticale classico e ho importato i due video all'interno della timeline andando a eliminare innanzitutto la parte sotto, che è quella che conteneva appunto questa piccola banda nera. Dopodiché ho fatto due semplici cose. La prima cosa è stata ricentrare tutto quanto in modo che effettivamente fosse bene al centro eccetera, e per questo motivo qua utilizzo come sempre le guide che vi dà già Final Cut integrate, quindi semplicemente ho aggiustato la timeline, tentando in 4K, noi lavoriamo su una sequenza quasi in Full HD, anche se effettivamente poi il lato alto è praticamente quello del 4K. Dopodiché ho ricentrato in questa zona qua con un paio di keyframe la rotazione, perché purtroppo non si riesce mai a mettere effettivamente al centro perfetto la rotazione della bottiglia e quindi, vedete, ho dovuto piano piano andare a ricentrarla perché lei si spostava in maniera abbastanza vistosa. Quindi con un paio di keyframe, un po' di pazienza, ho aggiustato tutto in modo che la bottiglia fondamentalmente stesse sempre ferma nel punto in cui volevo. Altra cosa fatta con la seconda bottiglia, quindi anche qui ricentrata in questi piccoli keyframe, e poi sono passato allo speed ramping. Speed ramping velocissimo, come vedete, nulla di trascendentale, ho velocizzato veramente tanto, di 26.000%. In nemmeno mezzo secondo gli ho fatto fare praticamente una rotazione intera, in questo modo si velocizza tutto. Dopodiché, stessa cosa sulla seconda bottiglia, quindi come vedete anche qua, speed ramping che va a 53.000% e poi rallenta un pochino e infine passa al 25% per farla rallentare ancora di più. La sequenza era in 4K50, ma dato che si muove veramente poco, l'ho rallentata al 25%, dopodiché ho messo l'optical flow per andare a pulire i vari frame, ma il risultato è praticamente perfetto, come vedete gira senza scattare. Ok, infine tornando alla sequenza principale, cosa ho fatto? Livello di regolazione per la color, super semplice, che semplicemente va a rinforzare l'arancione, come vedete qua, vedete, e a illuminare il bianco, quindi le color wheels semplicemente sparano un po' di più la saturazione dei medi e la luminosità del bianco, che va quindi a spararlo un po' meglio. Lui è saturation, ha saturato le cose fondamentali, quindi gli arancioni e quel leggero blu qui del testo, insomma, in modo da riuscire a farlo uscire un po' meglio. Ultima cosa, come avete visto, ho fatto qua sotto una maschera gradiente per andare a eliminare quel pezzo, semplicemente ho portato poi in giù il bianco già di una clip identica a questa qua, in modo da riuscire a ricavare il bianco puro ma dalla clip. La cosa che si poteva fare in maniera più pulita, ecco, era girarsi un'immagine solo dello sfondo bianco illuminata appunto con tutto quanto, in modo che avessimo effettivamente la reference del bianco identica a quella della bottiglietta. Mettere un bianco puro preso appunto con il contagocce piuttosto che da qualcos'altro lo fa risultare un po' finto, specie perché non ha quella grana video, è proprio bianco puro, quindi è sempre consigliato utilizzare lo sfondo nel quale effettivamente si gira la cosa. Comunque poi tutto quanto spostato e basta. Qui ho messo un leggero motion blur, che trovate all gratis per Final Cut in giro su Google,
è appunto un livello di regolazione che aggiunge un pochino di motion blur nella parte centrale in modo da accentuare il movimento, vedete, sfocarlo ancora di più. Basta. Ultima cosa fatta è stato applicare un leggero zoom su tutta la sequenza. Qui, come vedete, c'è un leggero zoomino sulla sequenza che va da 92 a 109 in modo che l'immagine si avvicini. Musica presa con questo leggero sound effect di magia sotto che accentui un po' la transizione e basta, fatto. Non c'è nulla di più, nulla di meno. L'ho poi semplicemente applicato su tutte le altre clip, stesso lavoro, e ho fatto sempre il solito livello di regolazione, come vedete, per schiarire e saturare i punti cardine, motion blur e lo zoomino. La musica è esattamente la stessa per tutte quante le sequenze. Fine. Questo è quanto, montaggio super rapido perché abbiamo fatto tutto quanto prima, perché avevamo bene in testa le idee, quindi... Basta ragazzi, con questo il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, spero che l'avete trovato interessante, vi ricordo come sempre che se avete domande, dubbi, perplessità potete farle nei commenti, ve l'ho fatto vedere su Final Cut, ma è una roba che potete fare praticamente su qualsiasi programma di montaggio, sono tre keyframe in croce. Come sempre vi ricordo che se volete vedere altri video di questo tipo fatemelo sapere con un commento, un like e iscrivendovi al canale, attivando la campanellina. Grazie a Innocent che ci ha permesso di realizzare questo video ed ha approvato caricarlo qui su YouTube. Direi che noi ci vediamo in un prossimo video.